siamo tornati al mercatino a caccia dell'Ughi Alternative Art insieme a tutti i bambini. Eccoci qua, Creed, dai. Sei pronto? Devi aprirlo, sì. Ma devi pullare meglio dell'altra volta. Non come l'altra volta, meglio. Cioè, devi esagerare questo video. Vai, vai, prego. È un dolce ricordo il tuo. È un dolce ricordo. Ma io non so se ti ricordi l'altra volta che cosa ha cazzato fuori da una valigetta. Ha cazzato fuori qualcosa di importante, lo si può dire, sì. Qui puntiamo all'Ughi Alternative Art, al Charizard Alternative Art, alla Keus Alternative Art, ma io soprattutto voglio il Magikarp Illustration Rare. È bellissimo. Bello quello, è vero? È una cosa incredibile quel Magikarp. Che esce in espansione, evoluzione, e in più raga, se qualcuno pulla una carta di queste che ho elencato avrà un bello sconto nel mio banchetto. E vale per tutti, anche per chi non pulla. No, chi non pulla ha lo sconto a quell'altro banchetto lì. Quello laggiù in fondo. Bella la mentina di Coraido. E le tre promozionali olografiche. Le bustine. Ci hanno paccato, non abbiamo trovato la vostra luce. Doveva esserci Tempesta Argentata, doveva esserci. Preferisco origine perduta. E non c'è alla fine. Quindi abbiamo due di Scarlatto e Violetto. Due di Evoluzione Paldea. Poi uno di Origine Perduta. E una di Astri Lucenti. Il libricino porta carte. Bellino, ci sta. E tutti gli adesivi. Tutti gli adesivi, vabbè, ci sta. Però la monetona, quanto è bella, è gigante. La monetona è grande, bella. Tu cosa vuoi, Cri Gamer, che sei l'ospite? Allora, Origine Perduta, così. Sì, sì. Contento. E uno di Evoluzione. E uno di Evoluzione a Paldea. Bellissimo. Che è buono. Abbiamo. Ve le do dopo le buste. Prima, Cri Gamer. Allora, vai. Con, è qualità, quando uno sa ste cose, vuol dire che. Paldea, mamma. Sbusta di solito. Qui mi trova il Magikarp. O la chissà l'alternativa. Hai 10/20 euro di sconto. No, 20 solo per il Charizard. 10 euro di sconto alla bancarella. Quindi vai, chi sarà? Attenzione, incredibile. Allora, chi sarà il fortunato che avrà gli sconti? Ma chi sarà il fortunato che prenderà il codicino? Sì. Il trick è uno. Vabbè, puoi anche non farlo, tranquillo. Sì, in realtà non cambia niente. Il codicino ce l'abbiamo qui. Vai, Cri Gamer. E riscattatelo sto codicino perché Cri Gamer pulla da Dio. Perché sennò lo riscatto io. Ve lo dico. Quindi dovete guardare il video, dovete guardare per scattare il codicino. Pulla qualcosa, Cri Gamer. Io me lo sento, lui ha una fortuna interiore mostruosa. Vediamo un pochino. Me lo sento, sì. Qualcosa c'è sicuro. Potrebbe avercelo, vero? Sì, attenzione, sì. Attenzione. Fulla. C'è qualcosa. Fulla. Pensavo fosse l'alternativa morta, raga. 10 euro di sconto, dai, te lo faccio. C'è qualcosa dietro. No, c'è qualcosa dietro. C'è qualcosa. Ragazzi, è un god pack, allora. Raga, l'alternativa art, non ci credo. Questo è god pack. È super giocata questa. Mamma, è vero, è super giocata. Bravo, Cri. È vero, grandissimo. Mamma mia, che pullata. Quindi ti tocca Origine Perduta. Se mi trovi anche l'alternativa art lì, non è mica male. Quanto gli fai? Quanto gli fai se trovi Origine Perduta? Ah, se trovo anche l'altra gli faccio 30 euro di sconto. Raga, cioè. Ce l'ha già lo sconto? Stiamo scherzando? Sì, dai. Ce l'ha già, mi sa. Ce l'ha. Non la mangiare, codice bianco. Codice bianco, sappiamo benissimo che il codice bianco. Codice bianco è un Tren Air Gallery. Garantito. Tren Air Gallery garantito. Guardate gli angoli. Aia. Oh, l'alternativa art, raga, è una bustina. È sbeccata. L'ultima è sbeccata. Va bene, tanto l'ultima non ci dovrebbe essere. No, dovrebbe essere la penultima. La penultima alla TG. Quindi cosa c'era di TG qui? Un altro Charizard. Un Pikachu V-Max. Un bel Pikachu V-Max. Vai, Cri Gamer, dai, che già alla prima hai dato spettacolo. Cioè la bustina l'hai scelta subito bene. Ti sei fatto capire subito. Vai. Oh. Dai, va bene, ci sta. Viplume. Adesso per sbaglio gratina B? Va bene. Grazie a Cri Gamer che è venuto dal sud a trovarci da Barletta. Puglia, giusto? Puglia. Ragazzi, è venuto dalla Puglia fino a Riccione, 7 ore di viaggio e domani mattina se ne va ed è venuto solo per noi, per i troi. Solo per noi. Però adesso pacchettano gli altri. Abbiamo un pacchetto. Sì? Tu sei un pacchetto. Tu sei un pacchetto. Va bene, abbiamo qualcuno che aprirà un qualcosa. Vai. È emozionato. Astri lucenti. Forza. Bene, piano, eh. Bene che abbiamo detto con calma, no? Però adesso troppa calma. Codice bianco, signori. Potrebbe essere niente perché non ci interessa. È a 4, sì. È a 4. Come sempre. Vai, benissimo. Facci vedere, dai. Buio. Oh, energia buio. Non male. Vai. Bacino magmatico. Questa la facevamo sempre come battuta, la roba incredibile. Sì. Ma? Dai, almeno la
Trainer Gallery. Ce la trovi, vero? Almeno una Trainer Gallery. Yeah, se dai, lo senti. Ci sta, ci sta. Eh? No, abbiamo visto. Abbiamo visto spoilerato qualcosina, lì. Ma. Qualcosina lì l'abbiamo visto. L'ultimo a morire. Oh, Tarquin. Ok? E niente. Al prossimo, ragazzi. No, aspetta, decido io. Lui tu sei? E non Lorenzo. Mi dire una bustina. Lorenzo. Okay, ok, abbiamo grande Lorenzo. Che non è una bustina, ricordiamo. Non è una bustina. Ma direi che se ne siamo accorti che non qui è una bustina. Madonna, che perfezione questo Lorenzo. E qui no, la bustina a lavorare per i droidi. Ok. Così, metti a posto la roba. No. Lorenzo è un ragazzo molto preciso. Lavorare. Allora, puoi guadagnare tutte le carte che a noi non interessano. Che comunque ti dico sono tanto. Allora, va bene. Vai col cudicino. No, a uno o al trick, a uno qui. Mi fa schifo, ma mi interessa. Sì, così. Ah, oh, boh, ci sta, nel senso. Oh, vediamo. Hai visto qualcosa? Ricordati che è scarlato. Ah, è vero, è vero. Che lucido qualsiasi cosa. Qui brilla tutto, qui. Ma ci vede? Vai. Che mi muovo sul tonno di morto. Un po' di emozione c'è però. Posso vedere? No, un altro quacabal, basta. Dai, basta, per favore, basta. Grazie mille Lorenzo. Qua ce ne sono troppi. Qua ci sono troppi wall. Non vogliamo sapere il nome perché tu sei Juventus, lo sappiamo già. Allora, puoi, penso, iniziare. Vai. In questo momento, per me, istante, ci puoi pullare qualcosa. Qualcosina ci può essere sicuro qui, eh. Cosa? Qui c'è qualcosa sicuro. Sì, è incredibile, hai visto che storia? Sì, puoi raccontarlo nel frattempo, che cosa è successo? Praticamente prima di iniziare il video, sì, ha detto se proprio dobbiamo... Ma chi l'ha detto? Tu l'hai detto, okay, Phoenix. Prima di fare il video, iniziare a fare il video, ho detto... Niente, puoi continuare la storia. Ha detto, se proprio dobbiamo trovare una terra. Vabbè, poteva andare meglio, ma abbiamo l'ultimo pacchetto, sarà quello fortunato, quello che ci farà pullare di nuovo. Quindi pensate alla fortuna. Chi è il prossimo? Il prossimo, l'ultimo pacchetto. Possiamo andare avanti. Allora, il nome della tua bustina qual è? Tessa la bustina di nome? No, tessa la bustina di nome? Matteo. Ah, ok. Amico caro, ti iscrivo. Perfetto. Dai, ragazzi, non pensavamo fosse così difficile dire il nome. Perché siamo fratelli. Ah, quindi te lo sai il tuo? Quindi tu sei bustina junior e lui bustina senior. Ah, perfetto. Lo sai, la gang. Hai ragione. La gang nel bosco non si fa. La gang. Oh, codice nero. Sì, okay. Wow, sono scattato. Wow. Codicione. Ok, codice. Allora, un mimosa alternativa arte, non ti chiedo molto. C'è qualcosa? Una c'è mimosa? Qualcosa? C'è una potrebbe mimosa? Essere qualcosa. Non credo una mimosa, ma attenzione. Per la festa della donna. Il nostro cevoli? La mimosa? Come l'attore. Cioè, è tuo zio. Quando viene a fare un video con noi? Sempre, di solito. Ebbene, chiamiamolo lo zio ogni tanto, nel senso, cioè. Vai. Bellissimo, grazie Matteo, ciao cielo. Quindi Cree dalla Puglia vi saluto, noi Toroic da Riccione vi salutiamo e bene, quindi salutiamo tutti con un ciao ciao, ciao.